cominciamo le registrazioni, accendiamo il microfono. Ah, forse è meglio se si vede la faccia, io non mi vedo, ecco così, tanto poi mi muovo. Ciao video. Il video l'ho messo, ma non so se servirà. Allora, dicevamo, è ora di iniziare a questo punto, e non ero pronto in effetti, pensa un po', la parte, diciamo, proprio più specifica, ah no, scusate, dove ci occupiamo di tessuti. E il primo tessuto che vedremo è proprio quello degli epiteli, quello epiteliale. La definizione di tessuto epiteliale è, di nuovo, piuttosto generica, ma questo fateci l'abitudine, eh? Non so se venite da un mondo dove tutti si aspettano che gli scienziati diano delle certezze, giusto? Che diano la verità, perché noi siamo la verità, lo dice la scienza, e se lo dice la scienza è vero. Ma che cazzo, li sono tutti pazzi, noi in realtà noi viviamo di dubbi, comunque non so se continuano a non capirlo, ma lo scoprirete. Quindi tutte le volte che noi racconteremo qualcosa ci saranno sempre una serie di dubbi, pure su queste cose di cui si parla da 150 anni. Vabbè, ma di queste cose le scoprirete man mano nel vostro percorso. Allora, che dubbi abbiamo sul tessuto epiteliale? Dunque, ci sono una serie di caratteristiche, cioè cerchiamo di prendere i fatti, di vedere, senza sbilanciarci troppo. Allora, caratteristiche delle cellule, fondamentali. Queste cellule sono, queste non sono le caratteristiche, vabbè, però volendo, strettamente adese tra loro. Questo è sicuramente l'elemento che quando li guardi, vedi che si ripete, e allora decidi di creare una categoria che ha fatto l'uomo, lo sapete? L'epitelio, le cellule si mettono un po' come cazzo gli pare, poi noi cerchiamo di trovare un senso e di creare delle categorie. Ok, quando stanno molto appiccicate tra di loro le chiamiamo epiteli. Ok, e questa è proprio una caratteristica loro, adese, adesione cellulare, quella che avete già studiato. Hanno una forma geometrica definita e in genere si ripete, si somigliano tra di loro. Sono cellule polarizzate, e in realtà questa polarità morfologica e funzionale vedremo che esiste già un'eccezione. Ci sono dei casi in cui vedremo le cellule non sono così polarizzate. Sono disposte in lamine, che sarebbe il laminato, non so se avete presente, i pavimenti, quella è una lamina, ok? Rivestimenti, piastrelle sui muri, quella è anche una lamina. O in cordoni, e anche questo lo vedremo, più altre cose che invece non sono più. E, di nuovo, abbastanza spesso, o quasi sempre, diciamo, anzi no, negli organismi, diciamo, pluricellulari, moderni, o comunque quelli mammiferi, vertebrati, questi anche i vertebrati di cui sentirete parlare, la lamina basale c'è abbastanza sempre, ma adesso vedremo. È proprio una specie di appoggio. Che cos'è questa lamina basale? Anzi, lo vedremo subito. Questo evolutivamente è venuta fuori dopo, ma c'è quasi sempre. Ok, comunque il concetto di epitelio ce l'avete tutti, giusto? Le piastrelle. Le avete viste? Se c'è qualche, c'è una cavità, c'è un buco, ci sono delle piastrelle, non si lascia il battuto, d'accordo? Facciamo qualcosa di carino che delimiti questo ambiente. Ok, l'origine embrionale ce la siamo già giocata, quindi vi faccio una figura diversa, ma dice la stessa cosa, è da tutti e tre i foglietti embrionali. E vi faccio qualche esempio, così cominciamo a sentire qualche nome anche, no? Di strutture che rispondono, entrano in questa categoria dei tessuti epiteliali. L'epidermide, lo sapevate già, cavoli, volevo farvi la sorpresa. Questo invece secondo me non lo sapevate che cos'è, il mesotelio del pleurico. Mesotelio pleurico, vedi che eravamo già impreparati. Che cos'è? Non ve lo dico, lo scopriremo. O l'epitelio intestinale, anche questo. Questi sono esempi di epiteli che vengono da tutti e tre i tessuti embrionali, i foglietti embrionali. L'epidermide viene dall'ectoderma, il mesotelio è un epitelio che però ricopre una cavità interna del corpo. La ciccia, no? Vi ho detto, non è così compatta, ci sono delle cavità. E tutte le volte che c'è una cavità, c'è un epitelio.
dove c'è una cavità, c'è un'epidemia. Possiamo fare anche lo slogan e vendere qualcosa, non so cosa, ma ci inventiamo qualcosa. Ok, e poi c'è l'epitelio intestinale, e questo anche sapete tutti che cos'è, e ovviamente deriva dall'endoderma. Quindi epiteli li troviamo da tutte le parti, ce ne sono tantissimi, si potrebbe fare un corso solo sugli epiteli. E quindi chiaramente bisogna poi distinguere dei sottotipi. Il criterio strutturale può funzionare per distinguere i sottotipi, ma tutto sommato risulta più comodo quello funzionale. Cioè, rispetto, perché sapendo ovviamente che c'è una relazione stretta tra la struttura e la funzione, quindi a seconda di quella che è la funzione vedremo strutture diverse. Però mettiamo in luce per questo secondo livello classificativo soprattutto la funzione, e quindi avremo epiteli di rivestimento, rivestire una cavità e regolare gli scambi. Non è solo una questione estetica come le piastrelle del bagno, immaginate che queste piastrelle abbiano un ruolo attivo e possano, che ne so, portare l'umidità del bagno verso i tubi. Figata, perché siamo degli sfigati, le cellule queste cose le fanno, non è fantascienza, ok? E quindi quelli sono epiteli di rivestimento, che sono quelli che inizieremo, che vedremo per primi. Vedremo poi una serie di epiteli secernenti, epiteli sensoriali, quindi sì, qualche cosa, vedremo degli epiteli sensoriali, chiaramente di nuovo rapporti con l'esterno, alcune cellule si specializzano per fare solo più la parte, diciamo così, di protezione rispetto all'ambiente esterno, ed altre invece a captare elementi interessanti, modalità sensoriali, fotoni, molecole chimiche, cose così. Ok, ci sono poi una serie di epiteli cosiddetti modificati che sono fighissimi, davvero, sono proprio belli anche strutturalmente, per la scienza di materiali sarebbero il top del top, lo smalto, il cristallino è fighissimo, peli, unghie, tutte cose che vi fanno schifo, voi non avete idea della meraviglia istologica, e purtroppo però li salteremo, nel senso che non abbiamo tempo di farlo, li vedrete però in anatomia, non temete, abbiate solo un po' di pazienza. Ok, e però appunto vorrei cominciare con gli epiteli di rivestimento. Cosa fanno gli epiteli di rivestimento? Ve l'ho già detto, rivestono. Non è che originale questo nome, ma infatti l'idea non è di essere troppo originale, di cercare di mettere ordine in questo mare di nomi, verrete sommersi dei nomi, lo sapete? Ok, fate spazio. Allora, che cosa rivestono questi epiteli? Rivestono delle cavità. Queste cavità o degli spazi aperti, comunque, degli spazi liberi, dove non ci sono cellule. Questo può essere la superficie esterna del corpo, ovviamente, oppure delle cavità interne. Queste cavità interne, e cominciamo a creare uno schema logico e funzionale che funziona, possono essere comunicanti con l'esterno, per esempio. Vi vengono in mente delle vostre cavità interne che sono comunicanti con l'esterno? La bocca! Anche il buco del culo c'è! Cioè. E allora? E noi qui siamo... Cioè, e allora, ma non solo, le orecchie, cioè ce ne sono un sacco di comunicare, l'uretra in qualche modo, se fate tutto il giro, è comunicante con l'esterno, d'accordo? Quindi sono delle cavità che sono attraverso qualche tipo di passaggio, più o meno ostico e più o meno impervio, però ci portano fuori, ah, evviva, d'accordo? E si va verso il mondo libero e felice. Ce ne sono alcune invece non comunicanti con l'esterno, ma pure cave, quindi delle cavità. Per esempio, queste sono più spesso piene di liquidi, non di... difficile. La cavità peritoneale, guardate, io qua ne faccio sfoggio, mi piace moltissimo, proprio la coltivo, la mia cavità peritoneale, in realtà no, credo di averla schiacciata abbastanza, un po' di ciccetta, comunque... La cavità peritoneale è una cavità, il pericardio, ci sono, insomma, c'è una serie di cavità all'interno del vostro corpo piene di liquidi, permettono lo scivolamento, ne vedremo più di una,
E queste anche sono ricoperte, ma tutte le volte che c'è una cavità, d'accordo? Avremo un epitelio che la ricopre. Allora, quelle comunicanti con l'esterno le chiameremo mucose, perché c'è il muco, mentre quelle invece non comunicanti con l'esterno le chiameremo sierose. Contengono un liquido che possiamo chiamare anche siero, diciamo così. Ok, e queste verranno ricoperte da degli epiteli, ma in realtà c'era anche una cavità non comunicante con l'esterna, piena di liquido, che però tutti quanti dovevate conoscere, anche più di uno, è proprio un sistema di catacombe e di cunicoli che gira per il vostro corpo. Professore, cosa sta dicendo? No, non nel mio corpo, sì, anche nel tuo corpo. Cos'è? Sistema di canali e catacombe, cavità che girano per il vostro corpo, i vasi sanguigni. E possiamo lasciarli senza un epitelio che li ricopra? Eh no, certo che no. Quindi vedremo epiteli specializzati che ricoprono quel tipo di cavità. E chiaramente a seconda della relazione che esiste tra la cavità e l'interno del corpo e il resto dei tessuti, avremo delle specializzazioni, delle strutture e delle funzioni differenti. Allora, gli epiteli di rivestimento, di questo abbiamo delle certezze, o almeno le diamo come tali, ma poi in realtà quando ce lo chiedono proprio sinceramente dobbiamo ammettere di non essere sicurissimi, lasciamo un po' di dubbio, però generalmente i nostri epiteli non sono vascolarizzati. Esiste qualche micro eccezione nell'invertebrato X che sta nel mare Y, però tendenzialmente no, quindi non ci sono vasi sanguigni, le cellule stanno tutte appiccicate tra loro, è una festa privata e ci sono delle, altri tessuti che non sono invitati. I vasi sanguigni è uno di questi, d'accordo? Quindi i vasi li vedremo correre nel tessuto connettivo, quindi questo tessuto che si occupa di connettere, ma non li vedremo negli epiteli. Negli epiteli però riescono a infilarsi, così perché sono più piccole e silenziose, e anche perché c'è interesse rispetto alla loro presenza, invece delle fibre nervose. Sapete, sono sottilissime, pochi nanometri, o micrometri al massimo, che si inseriscono tra le cellule e ovviamente queste sono dovunque, devono tenere d'occhio, vogliamo sapere cosa sta succedendo. Se mi taglio l'epidermide fa male perché ci sono delle fibre. La cornea ha un dolore pazzesco perché ci sono delle fibre nervose in questi epiteli. In realtà la cornea c'è anche molto di più, ma non è male. Fibre nervose, quindi sì. Innervato sì, vaso sanguigno no. Avete fatto lo schema? No. Allora, a questo punto però ci sono una serie di cose che io so che sapete già. E quindi non le dico io, ma le dite voi. Anzi, vediamo di fare in modo che le recuperiamo un attimo nella testa. Quindi, le nostre epiteli tipicamente hanno quella che si chiama una polarità morfofunzionale, che vuol dire che appunto sono polarizzate le cellule. D'accordo. E allora, fatemi attivare la domanda. La prima sarà molto semplice, poi ce ne sarà una sequenza che dobbiamo andare, tenete il telefono in mano perché avrete pochi secondi per rispondere, andate di pancia e vediamo cosa viene fuori. Allora, la prima domanda che io vorrò, il primo punto che voglio che voi cerchiate di, aspettate che non voglio vedere i risultati, siete connessi, lo vedete? Io sono connesso. Aspettate a essere confusi, che ve lo dico cosa dovete fare. Allora, gli epiteli sono fatti di cellule polarizzate, perché la struttura in sé è polarizzata. C'è una parte che guarda il lume, la cavità, lume è più corretto, e un'altra parte che invece guarda l'interno del corpo. E ci sono dei domini che caratterizzano le cellule. Le cellule avranno certi tipi di strutture nella parte apicale, a seconda di quelle che sono le relazioni con il lume, e a seconda di quelle che sono le relazioni con il dentro del corpo, la cellula avrà delle altre componenti nella porzione. Vediamo un po'.
E ci sono dei nomi che secondo me voi dovreste già conoscere, perché li avete già sentiti, lo so che li avete sentiti. E quindi vediamo se ci orientiamo. Il lume è di là, lo so, le cellule le ho messe staccate, ma fate finta che siano attaccate. Era solo per... In effetti no, era stupidaggine, non potevo attaccarle. Così non sembra un epitelio e le colonne di un tempio greco. Dedicato al dio epitelio, però. Allora... me la gioco così, però ok, mi segnate per favore col vostro ditino, dovreste poter cliccare il dominio apicale, il dominio laterale e il dominio basale senza metterci troppissimo tempo. Si riesce o no? Ecco, vedo gente che sta comparendo, bravi, bravissimi, votate. Qual è il dominio apicale? Questo è italiano, vi dirò, più che biologia. Il dominio laterale e il dominio basale. Questo è molto importante, però ci comincia a fare riflettere sul fatto, su una delle caratteristiche più importanti degli epiteli, che è la polarità delle cellule. Le cellule sono orientate, d'accordo? Quando voi andate a teatro e c'è il palco da una parte, le persone sono tutte girate in quel lato. Perché? È perché succede, l'azione è in quella direzione, d'accordo? E questo è super vero per gli epiteli. Le cellule epiteliali sono tutte polarizzate. Ok, dai, basta, non siete 250, chi è che sta picciando? Ok, ci siamo abbastanza, direi che bella questa cosa, eh? Allora, dominio apicale, però è importante che siamo sicuri su queste parole perché dovremmo usarle, e quindi io parlerò di dominio apicale senza dovervi dire sempre quello che guarda il lume. Ok, apicale è quello. Il dominio basale invece è quello che guarda il resto del corpo, e vedremo, poggia su questa lamina basale. Il dominio laterale invece è quello dove ci sono una serie di adesioni cellulari. Siete pronti? Allora, la domanda successiva vorrebbe sapere dove si trovano alcune strutture che avete già studiato. I microvilli. Dove li troveremo questi microvilli? Pronti? Partenza? Via. Avete 10 secondi perché questo è troppo facile. 9, 4, 3, 2, 1, stop! Dove stanno i microvilli? Oddio! C'è qualcuno che è parecchio confuso. Tu hai i microvilli da qualche altra parte? C'è qualcuno che ha dei microvilli che gli stanno confondendo le idee? I microvilli... E adesso vedremo se vi ricordate che cosa sono questi microvilli... Si trovano sulla superficie apicale, sono a bagno nel lume, sono dei vermicelli, delle dita che le cellule tengono a bagno nel lume. Ah, perché li rilassa. Va bene, pronti? State pronti con le dita perché avremo pochi secondi di nuovo. Questa volta vogliamo sapere dove si trovano le ciglia. Ma queste sono cellule o soubrette? Ci sono cellule con ciglia lunghissime, anche questo è troppo facile, e quindi ci serve solo per scaldarci. Dove stanno le ciglia? Dove ce le hanno gli occhi con le ciglia, queste cellule? Vediamo un po'. Oddio! Ma chi è che... Ma veramente? Ma perché? Cioè, cosa fa per piantarsi, dici? Così la cellula, per non scappare, c'ha questo palo, si pianta. Si possono fare anche i nodi con le ciglia, sono anche il fiocco si fanno. Le cellule fanno il fiocco, va bene. No, le ciglia le abbiamo viste prima anche, che sbattevano, no? E le ciglia stavano a bagno nell'acqua dalla notte dei tempi, e ancora a bagno nell'acqua continuano a stare. In realtà vi dirò, in effetti non è del tutto vero. Esiste una struttura che si chiama ciglio primario e che funziona da antenna, e in effetti forse quindi c'è qualcuno che ne sa più di tutti gli altri, anche se non ve l'abbiamo ancora detto, e quelle le potreste vedere all'interno. Va bene. Adesso
Dove sono finito? Aspettate. Ok, adesso io invece vorrei che voi mi diceste dove vi aspettate di incontrare delle giunzioni aderenti. Quali sono le giunzioni aderenti? Vediamo se lo sapete. 3, 2, 1, via! 15 secondi. Perché questo adesione, giunzione aderente. Vediamo, su questo sono sicuro che Silvia vi ha martellato, è vero? Dovreste sapere tutto e saperle distinguere, molto bene! Mi piace, bravi! Ok? Nel dominio laterale verso il lato apicale, più superficiali, molto giusto, bravi! Questo non era scontato, potevate mettermele dovunque, c'è qualcuno che è proprio fissato col basale. Allora, adesso prima o poi metteremo qualcosa che è giusto, però cioè... Va bene, va bene, va bene, va bene. Allora vediamo la prossima, il prossimo quesito invece vuole sapere dove si trovano le giunzioni occludenti. E vediamo se vi ricordate chi sono le giunzioni occludenti, ma sì che lo sapete. Gli ho dato 15 secondi, ne bastavano 3, 2, giunzioni occludenti, dai, quali sono le occludenti che non mi ricordo mai? Ci hai risposto? Hai risposto giusto? Non lo so. Ah, quanti di voi si sentono mostruosamente sicuri della loro risposta? Nessuno, bravo, bravo, mi piace, bisogna sempre avere dei dubbi. Ok, però in questo caso... No, cioè i dubbi non sulle conoscenze, quello che abbiamo studiato, dobbiamo essere molto sicuri di noi, ma basta con le pippe. Oddio! Qui abbiamo le idee molto più confuse e ce le vedremo di chiarircele. Quali sono le occludenti? Le occludenti sono quelle sigillanti, il silicone, per evitare che passi, ok? Che ci sia il passaggio di liquido dal lume all'interno, d'accordo? L'epitelio è una barriera, è una frontiera. Questo signore qua, è una cellula, scusate, questa cellula qua è un ufficiale di frontiera, capito? E lui chiede i documenti. Chi sei? Vuoi passare? Fammi vedere come puoi passare. Se uno si mette a sgattaiolare dai fianchi, beh, ci stai prendendo per il culo. Non lo vogliamo, giusto? Noi vogliamo che passi solo quello che viene filtrato. C'è un trasporto attivo, neanche passivo, però c'è un trasporto. Non sempre, ma ci sono casi in cui ci sono queste giunzioni occludenti, in cui invece questo è proprio quello che vogliamo. E allora dov'è che vogliamo chiudere? Qui. Ok? Le giunzioni occludenti, ma non vi preoccupate, e lo scopriamo, lo studiamo adesso, ve lo so se sapevate già, le giunzioni occludenti sono alla superficie, perché è lì che dobbiamo sigillare, per separare il lume dall'interno del corpo. Ok, ok, adesso ci arriviamo. E poi, vorrei vedere se sapete già che cosa sono gli emidesmosomi. Sono esmosomi di un amico che si chiama Emiliano o Emilia? Cosa sono gli emidesmosomi? Sto andando troppo oltre o lo sapete già? Sì che lo sapete. Dovreste sapere. Però vediamo di ripassarlo perché adesso non basta più saperlo, dobbiamo metterlo in pratica. Cosa sono gli emidesmosomi? I desmosomi di Emiliano si trovano... Adesso quello del basale non sappiamo chi è, ma comunque finalmente hai risposto giusto, bravo. C'è qualcosa che succede anche sulla limamina basale, siamo felici per te. C'è qualcun altro che invece pensa che siano delle molecole che fluttuano nei lumi? Va bene, no, va bene, anche quella. No, gli emidesmosomi sono delle strutture aliene. Comunque, a parte, esatto, quelli che hanno bisogno di cure psichiatriche, questi hanno solo le idee un po' confuse, ma non c'è problema, possiamo occuparci di voi. Questi sono recuperabili, quelli no, ma questi sì, sono recuperabili. E in realtà la risposta giusta era questa. L'emidesmosoma è la giunzione, adesso la vedremo nel dettaglio, che congiunge
la parte basale dell'epitelio al resto del corpo. È l'aggancio, è l'ancora. L'epitelio, se me lo sganci dal resto del corpo, va per i fatti suoi. Quindi l'epitelio è fatto di cellule tutte appiccicate tra di loro, ma da qualche parte si deve agganciare, siete d'accordo? Al resto del corpo. E questo aggancio dell'epitelio al resto del corpo, e più in particolare vedremo la lamina basale, lo fanno gli emidesmosomi. Però direi che molti di voi, in effetti, non solo lo sapevano già, ma se lo ricordavano pure. Ma quindi a questo punto, come saranno e dove saranno invece i desmosomi? Vediamo un po'. Non emi, ma des. Non emi, oh no, ho fatto tardi stavolta, vabbè. Non... Oh. Ta-da! Vediamo dove sono questi desmosomi. Oplala, molto bene, esatto. Seguisce la funzione aderente. Il desmosoma si trova un po' più in basso, d'accordo? Perché il desmosoma non deve sigillare, c'è un bello spazio, ci passa di tutto l'intorno. Il desmosoma deve creare resistenza alla trazione, deve tenere insieme le cellule. Il desmosoma sono le dita degli innamorati che si tengono e non si lasciano scappare via, va bene? È una cosa, è un'adesione solida. Ok, adesso vedremo anche qualche dettaglio in più sui desmosomi. Vabbè, questa mi sembra ormai ridondante e quindi la lascio perdere, scusatemi. Voilà, no, questa la lasciamo perdere. Oh, aspettate, no, ho sbagliato. No, non rispondete ancora che non sapete manco qual è la domanda. Ho capito l'entusiasmo, ma non esageriamo. La so, ma non te l'ho chiesto. Allora, ta-ta-tam, sì, aspettate, una la lascio perdere un attimo, o no? Forse no, aspettate, la facciamo ancora quella. Facciamo, tanto è tardi, quindi non ce la faccio a finire. E allora vu clappiamo felici tutti insieme. Rispondetemi ancora a questo. Dovete indicare il tipo di giunzione. Abbiamo detto conoscere e riconoscere. Quindi qui chiaramente io ho capito che sapete dove sono i vari testi, però vorrei che vi sforzaste un attimo di farci l'occhio, come si dice. Qual è, dal punto di vista strutturale, la differenza tra questi? Qui in questo caso dovreste scrivere, se non sbaglio, giusto? Metti qua e scrivi che cos'è. Poi se l'avete scritto male sembrerà sbagliato, ma non importa. Fate un tentativo. Però nel fare questo tentativo mi piace perché li dovete guardare. No? Questa cosa qua, questa specie di Pac-Man con i denti, che cos'è? Questa è un emoticon, non è un'adesione, dai, diciamoci la verità. Rispetto a quest'altra cosa qui e rispetto a quest'altra cosa qua. Ma in realtà è utile, perché su alcune di queste non avevate le idee chiare e invece adesso dovreste vederle. Io in realtà adesso voi provate a rispondere, ma se non sbaglio non riesco a vedere la lista con le risposte. Lui mi dirà solo giusto o sbagliato. Quindi possiamo anche vederlo succedere. Dov'è? Aspettate. Scusate. No, 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 andate ancora un minuto, tanto. Finiamo giocando. Su quello che sapete già e poi alla prossima volta inizieremo le cose che non sapete ancora. Allora, vado, basta, stop, vediamo, ta-da! Allora, attenzione, questo l'avete beccato tutti, perché è troppo evidente, è gigante, è fighissimo, questi sono i desmosomi, e questa roba che ci arriva sopra, che cosa sono? Cosa sono queste macchie nere che convergono verso il desmosoma? I filamenti intermedi, i cavi d'acciaio, ragazzi,
Quelle sono le strutture solide, ok? Tipo delle corde, avete visto anche le forme. Quelle sono corde che permettono di avere una certa potenza e hanno bisogno di agganci che reggano quella potenza e quindi queste forze, quindi sono molto densi. Ci sono proteine visibili dallo spazio, d'accordo? Ammassi di proteine, piuttosto evidenti. Ok, queste invece sono, queste non hanno beccate in molti. Cos'erano? Le seconde qua, numero due. Al numero 2 avevamo le giunzioni aderenti. Allora non so se ho scritto male io, sembra che pochi l'abbiano indovinato. Comunque questo è giusto. Sulle giunzioni aderenti convergono quali filamenti? Quale componente del citoscheletro? Non c'è giunzione senza citoscheletro. Ok, non c'è adesione senza un qualche aggancio al citoscheletro, se no è inutile. La membrana plasmatica è una bolla di sapone e olio, non c'è niente che stia dentro lì se non lo agganci con qualcosa da dentro. Quale componente citoscheletrica converge alle, alle giunzioni aderenti? I filamenti di actina, dai che lo sapete, e comunque se non lo sapevate ripassate. L'actina converge alle giunzioni aderenti e quindi quest'ultima, questa qua su, no? Qui vedete che c'è dello spazio, cellula 1, cellula 2, spazio in mezzo, c'è lo spazio tra i denti, non è un problema, ci piace lo stesso, ma questo invece che cos'era? La giunzione occludente, e si vede, lo vedete che le due membrane sono appiccicate tra di loro? Vedete che da qui non passa niente, ci sono proprio, è una tipo una zip, so che l'avete studiato, le occludine, tutte queste magnifiche proteine, però adesso lo vediamo, ci sono queste, queste giunzioni occludenti. Ok, e allora prima di lasciarci, voilà, datemi un secondo che ci arrivo, vi faccio vedere solo la diapositiva. Ok, e quindi queste cose più o meno le sapevamo. C'è un dominio apicale, queste le sto riprendendo da Silvia, no? Un dominio laterale. Che cos'è questo? Aspettate, è quella di prima. È un dominio basale. Questo è lo schema, no? Che vi fa vedere quello che abbiamo visto con la microscopia elettronica, quello su cui vi siete sperimentati. Si può vedere anche così, no? Provate a creare il parallelo. Desmosoma, giunzione aderente, giunzione occludente. Ok, le membrane vicine, qualcosa di più di meno solido, di filamenti più sottili che ci convergono, e invece qualcosa di bello spesso con i filamenti intermedi che ci arrivano sopra. E poi il dominio basale con gli emidesmosomi, uffa. E allora? Ah no, allora finiva così, ok, allora sentite. E poi questi emidesmosomi, che sono l'equivalente del desmosoma, d'accordo, ma a mediare l'adesione tra la cellula e non più un'altra cellula, ma la matrice extracellulare. Di questo adesso parleremo la prossima volta, però voglio già mettere in luce il parallelismo. Perché di fatto il desmosoma cosa mette in relazione? Che cos'è che aggancia? Aggancia i filamenti intermedi di una cellula con i filamenti intermedi della cellula dopo, siete d'accordo? Quindi c'è una rete di filamenti, e questi filamenti che conferiscono la solidità, l'adesione, ok? Quindi c'è una rete di cavi d'acciaio che passa attraverso le cellule e le connette tutte tra di loro, come nel cemento armato. Ci sono delle giunzioni in cui questi cavi di acciaio si collegano tra di loro, ma è tutto lungo l'epitelio. Quindi i filamenti intermedi sono connessi grazie al desmosoma ai filamenti intermedi di un'altra cellula, quindi una struttura filamentosa che regge la trazione. Sapete cos'è la trazione? Io tiro e non si rompe, la corda fa quello, d'accordo? Allora l'emidesmosoma fa la stessa cosa, quindi collega i filamenti intermedi della cellula, trazione, con però che cosa? Con una serie di strutture che adesso vedremo, sono sempre fibrillari, sono sempre dei cavi d'acciaio, ma questa volta extracellulari. Sono delle proteine diverse, in realtà le studieremo meglio quando faremo il connettivo,
quindi stavolta le accenniamo solo, e sono sempre delle strutture filamentose, ma che si trovano nel dominio extracellulare. Allora, nell'epiteli però c'è questa piccola parte di connettivo, di cui adesso vi do un'infarinatura, poi la riprenderemo, la capiremo meglio quando studieremo proprio il connettivo, che si chiama lamina basale e che è la struttura fibrosa su cui appoggiano le cellule e a cui si agganciano grazie a questi emidesmosomi. Quindi i filamenti intermedi delle cellule degli epiteli sono legati a questa rete di proteine filamentose che si trovano nella matrice extracellulare. Allora, il connettivo lo vedremo le prossime volte, però effettivamente le cellule epiteliali, io vi ho detto, hanno pochissima matrice extracellulare, è vero, tra di loro c'è pochissima matrice extracellulare, ma in realtà c'è uno strato di matrice cellulare, a volte anche consistente, che producono loro, perché la lamina basale la fanno le cellule epiteliali, e quindi un po' di connettivo in realtà lo fanno anche loro. E questa lamina basale è quella che vedremo demarca, che marca la separazione tra l'epitelio e il resto del corpo. È proprio un confine, è una struttura di matrice connettivale, quindi è fatta delle stesse materiale, e come in termini di scienza dei materiali sono gli stessi materiali di cui è fatto il connettivo, ok, ma è prodotta dalle cellule epiteliali e essenzialmente segna il confine tra l'epitelio e il resto del corpo. È quel confine che avete cercato l'altro giorno quando guardavate i preparati di epiteli alle esercitazioni. Allora, io però mi fermo qui. Che cos'è la lamina basale? Poi tutta la classificazione degli epiteli. Quindi diciamo, entriamo nella parte nuova la prossima volta. Domani che poi, giusto? Alle 9. Stesso posto, stessa ora. Va bene, grazie mille.